Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Benvenuti in questo nuovissimo video di PanioTube. E oggi sì, siamo qui con Evil Nun perché il gioco si è aggiornato, ragazzi. Ci sono veramente delle grandissime novità. A partire dall'ambientazione ci sono cose nuove, ma veramente ragazzi, il gioco è stato rivoluzionato, veramente tanto, ma proprio tanto. Che qua ci sono delle banane, che ci fanno delle banane? Prendo queste banane, che me le mangio le banane. Comunque ragazzi, mi raccomando, sotto questo video lasciate tantissimi like, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e se volete essere salutati alla fine del prossimo video scrivete hashtag panino salutami. E adesso esploriamo qua il nuovo aggiornamento. Come possiamo notare, già qui hanno aggiunto una nuova porta, guardate qua. C'è quella porta in più, tra l'altro guardate qui, no, l'impronta blu che c'è. Vabbè, entriamo qui e qua c'è anche un'altra porta che non ho idea a cosa serva, è bloccata. Vabbè, peccato. Comunque, passando per questo corridoio ci troviamo qui davanti al cancello d'uscita, no? Qui invece non è cambiato più di tanto. Ah, qui c'è sempre la classica porta rosa che non posso aprire adesso. Ma andiamo ad esplorare ancora di più, no? Nel frattempo cerco anche il cavo piccolo. Ah, eccolo qua, boh, trovato subito. Prima di salire esploriamo qui il piano inferiore. Qui c'è ad esempio questo scaffale che è caduto così, che io passo. Vediamo qui se c'è qualcosa. Non c'è niente, vabbè. Poi passiamo di qua, qui ci sono le aule che non sono cambiate più di tanto, sono sempre le stesse. E di qua anche più o meno è rimasto invariato, non è cambiato più di tanto da questo lato. Allora, adesso andiamo nel piano superiore, mettiamo il cavo elettrico. Nel frattempo esploriamo anche il piano superiore e vediamo com'è cambiato, vediamo com'è diventato. Ah, qui hanno tolto lo sportello, che c'era, vabbè. Ok, apriamo quella porta, mettiamo il cavo piccolo, ok. E di qua, guardate qua, i mobili che stavano qui non ci stanno più, li hanno messi di qua. Stanno qui i mobili, qui c'è pure un armadio che è una paletta per spazzare, ragazzi. Qui se volete spazzare il pavimento, oh, c'è la paletta, se trovate il pavimento sporco vi mettete. E poi qua c'è la cucina che qua è rimasta pressoché invariata, il forno. Che il forno mi sembra che stava di qua alla fine, l'hanno spostato e l'hanno messo di là. Vabbè, scelte stilistiche, ognuno arreda la casa come vuole. Allora, qua i cassetti sono vuoti. Qui c'è la classica radio, poi qua c'è il magazzino dietro la mensa. Ok, adesso direi di attivare la corrente elettrica. Vediamo cosa c'è sotto. Ok, uè, suora, avete visto come andava di corsa. Andiamo sotto, va, e andiamo ad esplorare nei dintorni, la parte qui fuori, la palestra, tutto quanto. Allora, mettiamo qua. E adesso si aprirà il cancello, ok. Ok. Una reception, c'è. Che c'è? C'è una reception qua, allora. Posso passare di qua? Non posso passare, non posso... Ah no, c'è qua, saltare, uè! Qui c'è la reception. Ah, ma qui allora forse quella è la porta chiusa, quella di prima che siamo passati. Qua ci stanno dei libri. Ci sarà un telefono per telefonare, eh? Manco un telefono c'è, mannaggia voi, manco un telefono mettete, il guardaroba. Non c'è niente, vabbè, usciamo fuori da sta reception. Quindi ragazzi, hanno messo pure qua la nuova stanza, bellissima sta cosa. Non vedo l'ora poi di vedere con la nuova mod le altre cose che hanno aggiunto che adesso qua non possiamo vedere. Comunque, andiamo qui fuori nella palestra e vediamo di qua che... Ah, che? Hanno messo... c'è un balcone, ragazzi, guardate, c'è un balcone, hanno messo il balcone anziché la finestra. Vabbè, buono, buono, dai. Mi piace come stanno migliorando quelle cose. Ah, ma qui c'era un altro pezzo che era in costruzione, che mo non posso vedere. Qui c'è una porta, ma non posso interagire. Peccato, peccato, vabbè. Bagni anche qua, non penso siano cambiati. Vabbè, hanno tolto tutti quegli addobbi di Halloween. Vabbè, giustamente Halloween ormai è passato, quindi mi aspetto poi di vedere qualche addobbo natalizio, magari qualche futuro aggiornamento. Vediamo adesso invece il piano superiore, vediamo cosa c'è di sopra, va? Ma qui nel frattempo posso già aprire? No, è sempre chiuso, vabbè, saliamo sopra allora. Qui ci dovrebbe essere lo scheletro. No, non c'è più lo scheletro, è sparito lo scheletro. No, mi hanno tolto lo scheletro, peccato. Qua, cosa c'è? Aule, ah, qui ci sono delle aule. Che? Dai, che è la porta? Ma come sta porta? è chiusa, mannaggia, mannaggia. Qua hanno messo un quadro, vabbè. Non trovo nulla di strano qua. Pare che abbiano tolto lo scheletro, quindi... E come devo fare allora qui per vincere il gioco? Non c'è più lo scheletro. Ma che roba. Andiamo qui sul balcone a vedere cosa c'è. Ah, poi qua con le forbici dovrò tagliare qua l'angelo che vola. Qui c'è un coso che non so cosa serva. E qualcosa per nascondersi. Vabbè, se volete farvi qua una panoramica dal balcone, eccola qua. Qui c'è un'altra cosa. Qui cosa c'è? Qua un mobile così... Scaffali e qua un altro armadio in alto. C'è qualcosa? No, però c'è la paletta. Ma sta paletta serve a qualcosa, ragazzi. Cosa può servire sta paletta? Vabbè, ragazzi, adesso vediamo qua cosa succede quando si finisce il gioco. No, così per curiosità, però, che devo fare qui? Non vedo niente. Cioè, non c'è lo scheletro, qui c'è qualcosa. Ok, quello
Credo che forse si possa rompere con qualcosa. Ah, posso salire sulle sedie, wow. Ah, distruggi. Ho bisogno di un oggetto lungo per raggiungerlo. Che? Quale oggetto lungo? Ma che roba, va. Comunque, c'è qualcosa lì. Se devo distruggerlo, devo fare qualcosa. Ecco, ragazzi, un aggiornamento che comunque ha modificato molto questo gioco. È cambiato un sacco. Qui un'arma. Che? La scopa? Che serve per spazzare? Dai, spazziamo un po' qua a terra, va che sporco. Ma che roba, che roba. Comunque, vediamo se questo oggetto qua serve per salire lì sopra, va. Perché deve una cosa lunga, eh. Allora, saltiamo qua. Saliamo su sta sedia, va. E distruggiamo. Ah, sì, ragazzi. Ok. Sta succedendo qualcosa. Che è caduto un. Che è sta roba? Ok, facciamo cadere sta scopa, tanto ormai non ci serve più. Scatola di biscotti. Ok, devo mangiare questi biscotti. Che devo farci? Saltiamo qua. Qui è una scatola di biscotti. E niente, ce li dividiamo con la suora. Suora, vuoi qua una scatola di biscotti? Ok, va un rumore. Cioè, sentite che rumore che fa quando lo lancio. Ah, no, pensavo che la suora stesse andando a raccogliere i biscotti. Ma che roba. Cioè, una scatoletta così faccio cadere, eh? Non è che sto facendo chissà quale grande roba. Chissà se dal balcone succede qualcosa se lancio sta scatola. No, a sto punto magari scoppia direttamente, mi rompe il pavimento. Proviamo di tutto, va. Tanto qua è solo un video per provare il nuovo aggiornamento. E lancio. Il colpo atterrato? No, cosa? Un annuncio verrà mostrato, dai! C'era la scritta, un colpo atterrato. Vabbè, ha atterrato qualcosa, andiamo a vedere, va. Di che cosa si tratta? Ah, si è aperta, qui c'è chiave principale. Che? Di già la chiave principale, che ho già finito il gioco. Già la chiave principale, vabbè, meglio così che ho già la chiave principale. Qui è già un nuovo capitolo, senza del minigioco. Che? L'hanno fatta a capitoli. Vabbè, vediamo adesso, vediamo, dai. Vuoi vedere com'è stato modificato sto gioco? Dai, allora, usciamo qua, lucchetto. Scena finale. Vediamo, allora. Che? La macchina sta lì dentro. C'è lì la cosa, una porta. No, ragazzi, io non vedo l'ora che ci sia la mod per andare in giro, sono troppo curioso. Voglio vedere in giro. Un filmato. Quella è la cosa della stanza, si è aperto. Ecco, ragazzi, si è aperta la stanza. Hai lasciato la scuola, torna nel menu. Andiamo a vedere adesso cosa è successo. Mi ha fatto vedere il filmato, magari anche lì c'è qualcosa di nuovo. Andiamo, andiamo. Giorno 1, siamo tornati di nuovo qua. Siamo di nuovo tornati dentro sta scuola, rapiti. Ah, c'è sempre solo Susan Howard e starò bene. Bene, sono contento per te. Mi piace sta scena che hanno messo all'inizio della lavagna in cui si scrive. Ok, andiamo qua. Coperchio. È aperto, ok, possiamo entrare. Chiudiamo la porta, va, per sicurezza, non vorrei mai che la suora entra, anche se in modalità fantasma non dovrebbe succedere nulla. Ok, scendiamo, scendiamo. È cambiato tutto, ma qui ci stava il corridoio, ragazzi, qui c'era quel corridoio misterioso. Ok, si apre una cosa, uso. Ho bisogno del Graal per attivare il che Graal hai bisogno? È cambiato tutto, qui c'era il corridoio con i quadri. Hanno modificato la stanza, poi qua c'è la maschera. Stampo misterioso. Prima c'era muffa misteriosa, adesso stampo misterioso. Lì vedo una ciotola. Che okay, sarà sta roba? Graal, sì, eccolo qua. Vabbè, andiamo qua e posizioniamolo qui. Vediamo cosa succede. Usa, ok. Vediamo, c'è un'animazione. Si sta attivando qualcosa, il quadro. Ah, ha iniziato a scrivere il quadro. Okay, qui c'è un televisore. Okay, ci sta un televisore qua. La stanza del minigioco, ecco. Ecco qui. Ah, qui c'è la chiave rosa per quel minigioco. Comunque, ragazzi, ecco. Allora hanno cambiato. Perché molti mi chiedevano come si entra nella stanza rosa. E per entrare nella stanza rosa bisognava far sbloccare tutti i quadri. E alla fine compariva la chiave rosa. Invece adesso è modificato. L'hanno cambiato. Vabbè, comunque, ragazzi, fatemi sapere se volete che io faccia ogni capitolo qui. Tra l'altro, guardate qua che è il televisore che ci sta. E adesso vi lascio ai saluti. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate qui sotto un bellissimo like, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti!